fatto un modello che dovrebbe rappresentare quello che nella realtà succede quando fanno la detection di un esopianeta. Fondamentalmente sono due parti, una parte è più, diciamo, visiva, per cui c'è il pianeta che passa davanti alla stella e si vede l'immagine, quella tipica della stella col pianeta che passa davanti, e invece un'altra parte è un po' più tecnica, perché ci dovrebbe essere l'analisi dell'intensità luminosa e dello spettro del pianeta. Quindi quella verrà proiettata su degli schermi e dovremmo riuscire a far vedere alcuni marker come l'ozono, la CO2, il metano, che sono indice della vita sul pianeta.